bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e ragazzi oggi parliamo di un ritrovamento fatto questa notte dai dataminer. Oramai sento, sono più vostri amici che miei amici i dataminer, oramai ve ne parlo ogni giorno di quello che riguarda ragazzi un possibile grande ritorno su Fortnite. Non stiamo parlando di nessun personaggio, non mettetevi in testa che per caso stia tornando la skin dello scheletro, quella sembra proprio fuori dal comune. Ragazzi, chi si ricorda i vecchi giocatori di Fortnite, o comunque chi c'è già da due o tre mesi, era uscito con l'aggiornamento 3.4 un'arma abbastanza particolare. Si chiamava missile teleguidato. Questo missile teleguidato si poteva trovare negli airdrop o, se eri fortunato, nei chest. Era come rarità epica o leggendaria ed aveva una caratteristica unica in Fortnite, una caratteristica talmente unica che nel giro di pochissimi giorni è stato tirato via, nonostante nella patch 3.5 l'abbiano comunque nerfato, perché era troppo OP. Se noi pensiamo ragazzi che questo missile, come danno ai giocatori, l'epico faceva 105, il leggendario faceva 110 e a quello che gli circondava, quindi alle rocce, alle case, 1000 punti danno. Si poteva sparare un missile ogni 3 secondi e 13 e c'era una velocità di questo razzo che era paragonabile leggermente di più a quella del rocket che siamo abituati a vedere. Che cosa aveva? 100 di salute questo missile, perché c'era gente che gli sparava e lo distruggeva. Qual era la particolarità di questo missile guidato? Praticamente che si poteva guidare. Cioè ragazzi, voi giocavate, vi infrattavate in un antro che non vi vedeva nessuno, vi bastava un buco così e tium, sparavate il missile. Per farvi capire meglio ragazzi, andiamo un attimo a rivederci il vecchio trailer di Epic Games che aveva rilasciato quando ci fu l'uscita del missile. Qualche secondo. Guardalo! Sbom! Cioè, ma ti rendi conto, questo era il trailer del missile teleguidato ragazzi. Come vedete, poteva davvero passare ovunque, era una cosa, per chi la sapeva usare, super OP. Ricordo ancora che ci furono dei video di Ninja, perché tu non è che è finita lì, i giocatori, quelli proprio ignoranti, forti, lo cavalcavano. Cioè tu ti immagini adesso uno che spara un missile teleguidato con un altro compagno di squadra sopra che può sparare a sua volta. C'era Ninja addirittura che sparava il missile, gli faceva fare il giro, si riprendeva il personaggio suo col missile e se ne muove. Cioè, vabbè, robe fuori dal mondo ragazzi. Questo missile ragazzi era appunto stato tolto perché era troppo forte, ma ragazzi, sono venuti fuori dei leak che preannuncerebbero un ritorno di questo missile, ma non sotto forma di arma. Guardate ragazzi, guardate che cosa vi faccio vedere. Questo, come al solito, è un leak preso dal codice sorgente di Fortnite. Come vedete ragazzi, aspettate che me lo metto anche io nella cosa principale, uno schermo grande così lo leggo bene. Ci sono un sacco di cose inerenti, partendo dall'alto ragazzi, proprio vedete sopra in alto dove ci sono tutti quei numeri, sembrerebbe davvero che ci sia già pronta la descrizione e il nome. Allora, il nome lo chiameranno Guided Missile Pack, quindi pack ragazzi, inteso come backpack,
ma non come zaino di quelli che possiamo comprare allo shop, come il backpack che siamo, come il jetpack per dire, quello che siamo stati abituati ad usare per queste 2 o 3 settimane, e come i backpack che avevano anche fatto uscire dei dataminer, che io avevo fatto il video, che erano gli 8 backpack che dovrebbero arrivare su Fortnite chissà quando, non sappiamo neanche come abbiano fatto i dataminer a recuperarli. Il nome appunto è Guided Missile Backpack e la descrizione è It's Back, è tornato. Molto semplicemente possiamo andare a vedere un attimino, ragazzi, che ci sono delle animazioni sotto la cartella Game, nella sezione nella sottocartella Main Player e nella sottocartella Gameplay. Quindi ragazzi, se voi andate a vedere alla fine, però vedete che c'è scritto Launcher RC Reload, quelli sono dei file che vanno probabilmente a modificare il tempo di ricarica del missile. Quindi sto missile, ragazzi, anche se è un backpack, in realtà con un reload vuol dire che ne puoi sparare uno, vuol dire che qualcosa ci fai con sto missile, nel senso, se noi andiamo RC Rocket, come vedete nella terza riga, vuol dire razzo radiocomandato, e razzo radiocomandato, ragazzi, è assolutamente palese come cosa, si può quindi telecomandare nuovamente. Come vedete, se scendiamo ancora di una riga, dice RPG Equip. Quindi qua la domanda è: perché qua adesso parlano di RPG? Cioè, va utilizzato magari solo se hai l'RPG? Cioè, lo puoi caricare, oppure puoi caricare i colpi dell'RPG per il Rocket? Vanno bene? Perché andavano bene i colpi dell'RPG per il Rocket quando c'era. E come vedete, ragazzi, andando avanti, ci sono sempre i Rocket Export, Reload CMM Monte, ci sono tutti dei file che ci fanno appunto capire che c'è qualcosa dentro il codice sorgente del gioco. Ultima immagine, ragazzi, penultima immagine, anzi, questa è un estratto un po' più zoomato di quello che andiamo a vedere, di quello di cui abbiamo parlato prima, e ragazzi, eccolo qua, ragazzi, per chi non l'avesse mai visto, questa è l'immagine che è stata recuperata dai dataminer. È assolutamente uguale all'immagine del missile teleguidato che avevamo già visto quando uscì appunto parecchi mesi fa, era marzo, era aprile marzo più o meno quando è uscito, e quindi ragazzi siamo tutti in attesa di vedere se questo missile guidato tornerà oppure no nelle nostre mega partitozze di Fortnite. Io ragazzi vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video, vi ricordo un bel pollicione in su se vi è piaciuto e iscrivetevi al canale in tantissimi, perché se arriviamo entro questa sera a 48.800 iscritti, uno di voi si porta via un bel bonus da 10 euro. Noi ci vediamo domani. Ciao!